l'esame di Stato che deve cambiare e la buona scuola ha dato al governo la delega a riformare il processo di valutazione delle studentesse e degli studenti italiani anche nella fase dell'esame di Stato. Il curriculum dello studente permetterà a ciascun ragazzo e ragazza di aggiungere ad insegnamenti obbligatori di base insegnamenti opzionali per poter assecondare le proprie vocazioni e i propri talenti e così iniziare un percorso di orientamento che non significa deportare i ragazzi in questa o quella direzione, ma rendere protagonisti gli studenti del loro apprendimento e quindi anche della scelta della strada da intraprendere per la propria vita.